I rapper, la stragrande maggioranza delle volte, non usano il proprio nome per firmare i pezzi. È uso comune, infatti, firmarsi con un nome d'arte, che può avere mille significati. Parlando di firme, non si può non citare Sfera Ebbasta, alias Jonathan Boschetti. Infatti il rapper, essendo un writer, era solito siglarsi Sfera sui muri della sua città. La seconda parte del nome nasce con l'iscrizione a Facebook del trapper. Quando il sito gli chiese un nome, non volendo utilizzare il proprio, scrisse Sfera, e nel campo dove veniva richiesto il proprio cognome, essendo il suo nickname formato solamente da una parola, scrisse Ebbasta. Il cantante spiegherà inoltre questa cosa nello show di Cattelan. Ma infatti, Ebbasta perché? Cioè, perché non ti veniva niente da metterci dopo? Ah, perché facevo i graffiti io. Sì. E quindi, cioè, il mio nome era Sfera. La tag sui graffiti era solo Sfera. Sfera. E non volevo aggiungere un'altra roba. E però perché hai aggiunto Ebbasta? Ho aggiunto Ebbasta perché è obbligatorio mettere... Ah, il cognome. Nome. Poi ho capito dopo che avrei potuto fare Sfe, cioè come cognome, ah. Ra. Capito? Ah, beh, questo è un bivio interessante, uno sliding door. Tu avresti potuto essere Sfera. Ra. E invece sono diventato Sfera e Basta. Sfera e Basta perché non c'avevi... Perché non ci avevo pensato all'epoca. Beh, però beh, meno male, perché comunque Basta secondo me mi ha aiutato tanto. No, e Basta, infatti è un grande soprannome. Il nome Tedua invece nasce dopo che il cantante si è già avviato al rap con il nome di Incubo. In seguito invece cambierà il suo nome in Dwayne, che alcuni suoi amici leggevano Duate, mentre altri invertivano le sillabe. Così, ponendo le lettere finali all'inizio, nascerà il nome Tedua, che in albanese vuol dire ti amo. Tedua e Dwayne, in americano. Gli amici ignoranti lo leggevano Duate, gli amici ancora più ignoranti, Ario Contra, all'inversione delle sillabe, lo leggevano Tedua. Tedua mi piaceva di più, e Tedua vuol dire ti amo, quindi viva il mondo e via. Tuttavia Tedua, all'anagrafe Mario Molinari, ha altri pseudonimi. I più noti sono Ryan e Mowgli, che lui stesso cita nella canzone Jungle. Chiamami Ted Mowgli oppure Ryan. Ryan è riferito a Ryan Atwood, personaggio di O.C., che l'avrebbe ispirato nei suoi primi lavori. Il suo legame con la serie è individuabile nel nome del suo primo mixtape, denominato Orange County, e in uno dei pezzi contenuti in questo, chiamato appunto O.C. California. Mowgli invece nasce poiché lui stesso si definisce come figlio della giungla urbana. Parla di questo nel pezzo Burnout, contenuto nel suo album Mowgli appunto, in cui dice di aver chiamato l'album in questo modo perché è cresciuto tra bestie belve. Chiamo il mio album Mowgli non per barra PNL, ma perché sono cresciuto tra bestie belve senza parente. Con lo stesso meccanismo di inversione delle lettere trova il suo nome d'arte anche Mirko Martorana, che in arte diventerà Arcomi. Presenta un diverso caso la situazione di Gali. Questo, infatti, è uno dei pochi casi in cui un rapper utilizza il suo nome vero per firmare i suoi pezzi. Tuttavia, il suo nome d'arte è divenuto Gali solamente negli ultimi anni. Il suo primissimo pseudonimo fu Fobia, da lui utilizzato anche come tag dei graffiti, che mutò in Gali Fo quando entrò nei Troop d'Elite. Questo primo cambiamento fu un'idea suggerita da Gue Pequeño. Altri dettagli di cui pochi sono a conoscenza è che il suo nome, in arabo, vuol dire caro, prezioso oppure rispettato e che in questa lingua, che è quella originale del nome, Gali si pronuncia Gali. Inizialmente, cioè, mi chiamavo Fobia. Ho incominciato tipo da ragazzino, rappavo con i miei amici così al parchetto e imbrattavo i muri, all'epoca del writing. Erano sempre sporchi di vernice, andavamo in giro a imbrattare così e taggavo appunto Fobia. Poi col passare del tempo, piano piano crescendo, abbiamo formato il gruppo, io, Ernia, Maite, Fonzi, Troop d'Elite, e entrando in contatto con Gue Pequeño in una delle riunioni stavamo parlando così e poi mi fa: zio, Fobia è troppo mi fa, è troppo da freestyler, il parchetto così, eh? Perché non fai Gali Fo? Perché tutti mi chiamano Fo, per accorciare Fobia, no? Allora iniziai con Gali Fo. Okay. È il mio nome vero. Sì, sì. Matteo Privitera ha, a differenza di Gali, seguito invece la maggior parte dei suoi colleghi, dandosi un nome d'arte.
Vegas Jones. Lui stesso, in un'intervista per S Magazine, allora Sto Magazine, rivela l'origine del nome. Vegas deriva da Las Vegas, che perde, nel parlato americano, il Las, diventando solo Vegas. Ritenendo tuttavia questo nome da solo troppo anonimo, decide di associarci Jones, sia per una questione di suono del nome, sia in onore del rapper Nas, che all'anagrafe è registrato appunto come Nasir Jones. Vegas viene da... vengo dal Brighton io. Principalmente scrivevo una volta, una cosa molto stupida, molto più stupido di quello che è. Non c'è un grande viaggio dietro. Mi piaceva, beh, oltre all'immaginario americano, comunque Vegas è una città, è Las Vegas, come la chiamano in America, che Las lo tagliano, diciamo, e mi piaceva scriverlo, mi piaceva proprio scriverlo, il lettering della parola mi piaceva molto e quindi a furia di scriverlo poi è diventato quello e mi ha subito convinto per il semplice fatto che non ho mai cambiato nome, cioè anche quando facevo rap che scherzavo mi chiamavo sempre Vegas. Okay. Poi il Jones l'ho aggiunto dopo perché volevo trovare un'identità mia, appunto Vegas è una cosa un po' troppo a livello mondiale, un po' troppo generico, capito? Sì, cioè, aggiungere un cognome, esatto, che... aggiungere un cognome che mi desse più personalità. E io non ascoltavo rap new school, cose, no? Quindi mi piaceva molto Nas comunque anche ora è uno di quelli, secondo me metricamente ci sta più dentro, comunque c'è una bella attitudine sui beat, eccetera, oltre ad essere una colonna. E quindi lui, essendo Nasir Jones, mi piaceva proprio, oltre a starci bene come sound, dopo Vegas, mi piaceva proprio l'idea di portare comunque dentro il mio nome un bel pezzo di storia del rap. Allo stesso modo, è una fusione tra due parole lo pseudonimo Lyong. Anziché restare distinte, come nel caso di Vegas Jones, qui diventano un tutt'uno. Il nome d'arte di Giuseppe Bocarì Consoli è infatti l'unione delle parole Lion e Young, che rappresentano appieno non solo le sue origini sierraleonesi, ma anche il suo essere uno spirito libero. Inoltre, il concetto di Young, ovvero giovane, è stato ripreso dal rapper in quella che probabilmente è la sua canzone più conosciuta, Giovane Giovane, featuring Easy e Tego. Giovane giovane, sono così giovane, giovane giovane. La Young è un mischio di Young Lion, Lion, giovane leone. Essere giovane nel cuore, non fisicamente, non negli anni, essere giovani nei cuori come gente che ha 44 anni però nel cuore ne ha 15, essere giovani dentro. Per colpa del diabete devo cercare di somatizzare il meno possibile, di stare tranquillo, di non farmi inghiottire da ansie e paure, insomma devo vivermela easy. Queste sono le parole usate da Easy, nome d'arte di Diego Germini, per spiegare l'origine del suo pseudonimo. Tuttavia, bisogna tenere presente che inizialmente il suo nome era Easy Rhymes, letteralmente rime facili, che col tempo divenne Easy R e infine Easy, come lui stesso dichiara in un'intervista per Sto Magazine. Sono state tre, è stato prima Easy Rhymes, poi Easy R e poi è diventato Easy. Ha un'origine più semplice Danny Five, nome d'arte di Daniele Ceccaroni. Questo si divide in due parti. Dani è logicamente un'abbreviazione del nome Daniele, mentre Five è l'italianizzazione del numero 5 pronunciato in inglese, quindi Five. Il suo nome inizialmente era Dani 5 o Dani 5, con il numero in cifra. Questo suo continuo rimando al numero 5 potrebbe essere un richiamo al suo giorno di nascita, ovvero il 5 novembre del 93. Tuttavia, riguardo questo, non si ha nessuna certezza. Come per Vegas, anche Junior Kelly, alias Antonio Signore, ha deciso di utilizzare un nome ispirato da un artista a lui caro, o meglio, due artisti. Ad averlo guidato nella scelta sono stati infatti Nelly e Kelly Rowland. Il rapper, in alcune interviste, ha spiegato come, essendo stato in fissa per molto tempo con il loro brano Dilemma, pensava di utilizzare i nomi dei due americani insieme, diventando quindi Nelly Kelly. Tuttavia, onde evitare la somiglianza con la nota marca di scarpe per bambini, decise di diventare Junior Kelly. Inoltre, è bene far presente come questo non sia stato il suo unico nome da rapper. Prima di indossare la maschera, il cantante era noto come socio. Che Kelly deriva dal fatto che, quando eri piccolo, la tua canzone preferita Nelly era Dilemma Kelly, di Nelly featuring Kelly. Preferita, insomma. E nel Nelly senso... Kelly non era un no, buon... No, non era adatto, no. sì, stavo abbastanza in fissa con quella canzone là, quindi quando ho cercato il nome nuovo, perché ho preparato tutto quanto da zero, mi è venuta in mente quella canzone, quella accoppiata spaccava e...
ho sacrificato Nelly, ho tenuto Kelly, diciamo.